Salve a tutti, rieccoci qui, Letty Die. Allora, siamo sotto attacco, perché sta bruciando tutto, eh. Visto che mi sono arrivati dei messaggi dal gioco, quindi dovremmo essere in guerra con una miriade di nazioni, come sempre del resto. Allora, la nostra Gianna è pronta. Questo è il nostro personaggio del secondo piano, della seconda tranche di piani, del secondo blocco, perché adesso in poi siamo nel secondo blocco. In pratica, fino al boss eravamo al primo blocco col personaggio livello 25, poi andremo al secondo blocco col personaggio che può superare il livello 25, poi credo che ci sia il terzo, il quarto e poi basta. Poi arriviamo all'attico e ci godremo il panorama di Tokyo, forse. Va bene, a parte i scherzi. Questo non ho registrato mentre vi mostravo il nuovo equipaggiamento, le armi che ho. Non ci interessa un tubo. Tanto adesso andremo velocemente a giocare. Ecco, questo è il mio borsa fosca. Ok, ho scoperto con meraviglia che questi coltellini fanno un male boia, eh. Anche se comunque già il livello massimo è 51 di danno, attacco in basso 37, quindi già è sceso di parecchio, eh. Questo è 51 quando è al massimo. Fa un danno porco. E l'unico difetto è che il range non è come quello del nostro macete. Vabbè, ci adatteremo. Sarà la nostra nuova configurazione. Un dual wielding con macete e coltellino. Che cosa dovevamo fare? Niente, dobbiamo continuare. Perché credo che... Allora, a parte è fatto dopo il giretto. E l'ultima volta avevamo fatto il giretto di qua. Quel giretto carino, Soma, Gavo. Dove si potrà, diciamo, farmare, picchiare a volontà dei mob. Non erano hater, niente altro. Quei tipo MK1, che è tipo dei cyborg inutili. Un corridoio pieno di quei cyborg da massacrare. Allora, siamo dopo l'aggiornamento, quindi per me adesso è nuovo. Mi hanno detto che la tipa ha cambiato tipo quando compì i funghi, una cosa del genere. L'ho visto, ma non è che... mi ha colpito più di tanto, non ho visto la differenza. Forse deve la danza quando compì i funghi, però non l'ho presi, quindi non lo so. Allora, ho messo questi due tatuaggini qua, carini, belli, che dovrebbe darmi la fortuna di attacchi critici e 30% di che si affatica di meno quando corro, perché preferisco la corsa che rollare. Vediamo cosa abbiamo qua. E poi andiamo subito. Bonus login, vabbè. Andiamo subito a affrontare nuove aree. Siamo carichi. Lo so che vado un po' di lento con le serie, ma vado un po' di lento con le serie con tutto. Questi sono i ritmi del mio canale. Non ho tempo di far video tutti i giorni. Quando ho un po' di tempo libero mi diverto a far video, quindi sono i ritmi del mio canale. Ecco, ok. Lo so che voi siete abituati con gli altri youtuber che sfornano video tutti i giorni con cadenze regolari, ma non è il caso del canale di Seb Jensen. Allora, sarebbe stato bello che se nell'aggiornamento avessero messo l'icona del boss differente per quelli del piano, quelli principali, così almeno mi regolavo. Comunque dovrebbe essere il piano 10 o meno Soto e Makatsutsumi. Devo andare lì. Andiamo a Makatsutsumi. Maka lo zozzone. Ok, così esploriamo un po' l'area di qua. Andiamo a sbloccare un altro ascensorino. Sayane, credo che ci sono stato. Ok. Quella rossa è sbloccata. Va bene, andiamo. Makatsutsumi. Vai. Dato che mescolo... Ah, beh, no, ma potrei tagliare. Aspetta, taglio dopo un attimo. Adesso perché ho il mio caffettino. Ecco. Sorseggio il mio caffettino. E adesso taglio e ci vedremo su in cima. Eccoci. Ok, mi è arrivato il messaggio che puoi salire di livello. In effetti ho solo portato questo personaggio Gian a livello 6. Sono stato molto furbo, però vabbè. A chi se ne frega. Ce la facciamo anche a livello 6. Anzi, poi un giorno forse farò una run a livello 1. Come Nelson. Che grande. Un mito. Ok, andiamo. Andiamo un po' a esplorare qua. Dovrebbe esserci. C'ero già stato, no? Sì, c'ero già stato, ma non avevo fatto una zona dove c'era un boss. Adesso
Ecco, alzo un po' il monitor che non ci vedo. Andiamo un po' a vedere qua. Ah, ho dimenticato di mettere nella borsa fosca l'oggettino per ritornare in caso di emergenza alla sala d'attesa. Questo bisogna che lo metto perché se ho degli impedimenti o dei problemi non posso tornare indietro e mi vado a perdere come l'ultima volta in quelle zone qua che ho dovuto fare un giro della miseria. Magari non sarebbe male utilizzarlo, anche se sono limitati, ne ho solo due. Che abbiamo qua? Ghiero, ghiero. Ok, non prenderemo nulla delle cure perché ho fatto il pieno. Però no, dai, so sorry, no. Chiaro, chiaro. Che carino. Ah, questo? Vediamo un po'. Ah, non muore. Si stordisce solo. No, perché volevo vedere se dava qualcosa, dei funghi particolari se lo uccidevo. Facciamo così, va. No! Ecco, lì. Ah no, devo prenderlo a calci prima. Allora, così lo colpisco sotto. Ecco. Oh, vediamo un po'. Ripresa medicina 900 se viene ucciso. Chiaro, chiaro. Carino sto funghetto, però se viene ucciso in che senso? Cioè, se vengo ucciso risorgo? Non l'ho capita. Questa non l'ho capita. Sorry. Danneggiamo meglio, eh. Sorry, sì, zitto. Allora, ripristina 50% dei punti salute. Condizioni, se vieni ucciso. Quindi se la mangio dovrebbe apparire un'icona che mi dà un tot di tempo. Non l'ho capita, 50 minuti si viene ucciso. Quindi è tipo ultima chance. Come su Dark Souls 3? 2 come Dark Souls. Interessante. Allora, ragazzi, chi l'ha provato potrebbe commentare così evito di sprecarlo inutilmente provandolo. Magari se l'avete provato ditemi com'è. Oh, è questa l'area dove c'era la. Sì, è questa l'area chiusa. Ma perché non posso entrarci? Brutti maledetti. Ma io poi di là. Ghiero, ghiero. Sì. Ma credo che non ci sia nessuno qua, eh. La mia vaga impressione che non abbiamo mob qui. A parte l'area del boss. No, forse erano qua giù. No, neanche. Sì, sento qualcuno però, eh. Ma sì, quello è Nater. Ce la faccio a passarli senza farmi sentire? Fuck off! Vieni, vieni! No, no, così non va bene mica. Non va bene mica. Fa male, eh? Coltelletto. Off! Cori. Va bene, adesso qua ci sono già stato, c'è da prendere robe, noi prendiamo, no? Andiamo avanti. Cori. Ok, vai. Cerchiamo un po' di velocizzare il ritmo, perché qua ci sono già stato, non è un'area. Sono stato una volta, ok, però. Allora, quindi così, cioè io non posso andare dal boss adesso. Cioè, devo far giro. Ma veramente? Ma no! Ma dai! Cori.
Vabbè, ce l'ho già, no? Vabbè, la prendiamo, poi magari lo vendiamo. E questa è chiusa. Ok, vabbè. Ok, ci sta, eh. Non pretendevo che questa fosse aperta. Io vado di qua. Ok. Ma... da un po' vedete là. Ah, fra un po' taglio, perché se non trovo una... Allora, là si va su. Corri, corri, corri. Qua è dove sono venuto. Ma dall'altra parte dovrebbe essere chiuso, no? O no? No. Andiamo a vedere. Ah, no. Ok, no. Chi abbiamo? Bello, siamo all'aperto finalmente, eh. Anche se questa città è ridotta di merda. Non credo che fosse è solo questa zona qua. Ah, anche questo è chiuso. Ma perché? Salto qua? Salto lì? No. Ma... vabbè, questa è per scendere, ok. Che pizza! Cori, cori, cori. Quindi non posso salire, devo fare un... che di giro devo fare? Vabbè, il boss sta là, è chiuso, dai, vabbè, è chiuso. Ok, facciamo così. Lì per forza è chiuso, ci sono stato. Aperta, chiusa, ascensore, il mio hate è boss, vabbè. Vabbè, taglio, vado a Seiane. Vado a Seiane, vabbè, nella speranza. Nella speranza di poter trovare un altro ascensore. Ok? Ci vediamo a Seiane. Ok, eccoci. Allora, questa zona la vorrei saltare di pezzo, eh. Perché voglio proseguire, trovare la strada viola, rosa. Rosé. Questa la potremmo saltare di pezzo, anche se... non credo che ce lo lascino fare. Oh, che cosa è successo? Lag? Dubito che ce la lasciano fare. Un 40 e un 42, cioè giusto per, eh? Allora, facciamo così. No! Ma perché? Vabbè, facciamolo esplodere. Ecco. Bravo. Genio. Non ho fatto nulla. Ok, uno ha un'arma. Vieni, vieni. Vedete il raggio limitato, come lo dicevo prima nella sala d'attesa, eh. L'ho mancato perché comunque il pugnalino fa male, ma neanche tanto. Vabbè. Pensavo fossero peggio, dai. Vedete? Bravo. No, non l'ha preso. No, l'ho mancato. No. 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 No, ma veramente. Non ho parole per esprimere tutto il mio disappunto. Avevo l'arma scarica. Avevo l'arma scarica. No, vabbè, funzioniamo.
Avevo l'arma scarica, che pirla! Che pirla! Avevo l'arma scarica, eccolo, finisco. Una concomitanza di sfortune. L'ho lisciato con la macete nel colpo di razzia. Ho detto, vabbè, io ho il colpo finale col fucilotto, arma scarica. Porca miseriaccia. Che pirla. Mi raccomando, ragazzi, controllate la stamina, non si non scarica nel momento del bisogno. Vabbè. Senti. Ecco. Questo dovevo fare. Questo. Questo te dovevo fare. Oh, ma salve. Tu? Porca miseria. Oh. Qua a livello 6 forse magari. Forse magari il livello 6 lo usiamo un po' troppo, eh. Vabbè. Oh, 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 amico. Questo è. Vabbè, livello 1, cioè, ciccio. Oh! Your death was totally gruesome, amazing this time too. So what do you think about our insurance offer now? Okay. Benissimo. E vai. Today will surely lead to a bright future. Now then, let's bring you back to life, shall we? Mai sottovalutare l'avversario. Madosca mia, che cos'è? Cos'è questa queste stupidaggini che faccio? Sono tosti qua, eh? Quello livello 1 mi ha one shottato. Mamma mia. Vabbè, cerchiamo di giocare un po' meglio, magari. Vabbè, la prima morte. Prima morte, ok. Ma porca miseria qua. Niente. Troppo stretto per. Lo prendo a cazzotti. Ecco. Andiamo a cazzotti, andiamo sempre bene. Complimenti, bravo. Il tuo hater a livello 1 mi ha shottato. Ottimo, sono finito anche i teschi arcobaleno, come io li chiamo. Allora, qua. Situation. Devo trovare la... l'ascensore rosé. Vabbè, prendiamoli, ma tanto. C'è un one shot. Forse sia, è il caso che aumento di livello, No, vabbè, si riesce. Si riesce anche a livello 1. Solo che bisogna fare più attenzione. E la mia attenzione non era abbastanza alta per fronteggiare questi infamacci. Allora. Mamma mia. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Fai doppio attacco. Ecco, questo. Ok, ottimo. Il coltellino fa un botto di danno, Solo che è un po' rischioso, Soprattutto al mio livello. Devo cercare... tra l'altro devo ricordarmi, avevo dimenticato, che bisogna mantenerlo con quel macete. Perché se no faccio la magra figura di prima. Quindi intanto questo approfittiamo perché sta lì. Scherzo. Siete quel coso da cecchino. Ma veramente pensi che io... Oh. Ma perché non si brucia? Ma perché? Perché?
Scusa, vale solo per me? Sentite ragazzi, no, non rompete le scatole perché non sono dell'umore. Il machete è... Zitto, so sorry, che vuoi sorry già? Senti, vecchia scuola, cazzotti? Io come torno tu? Ah, qua. Sì. Vieni. Ma... Chi diavolo c'è qua? No, ma siamo seri? Vai, su. Ecco. Va bene. Era da un pezzo che non giocavo a Dirty Dai, eh. Si vede? Si vede. So, ma questo ce l'ho. Ma perché mi dai questi? Era un pezzetto. Ok, quest'area, ok, si prosegue, dai. Fa danno, i cazzottini, ma non... Il coltellino, ma comincio a pensare che prendo troppi rischi, perché mi espone ad attacchi nel range basso, ma anche il machete se non sto attento, eh. Non ci ha visto. Che diavolo fai? Ok, con Locon è un po' meglio, eh. Locon si può spalmare che è una meraviglia. Ebbene. No, là non ci andiamo. Devo cercare l'ascensore. Questo no? Mo. Sì. Ok. Ok, taglio il caricamento. Oh, sono state sbloccate le missioni, messaggio, badabim badabam. Ah, Deo gracias. Ok, quindi ci riporterebbe, devo trovare l'ascensore blu per aprire quell'ascensore, per aprire il nuovo livello dell'ascensore. Ok, va bene, facciamo così. Ok, esploriamo quest'area e la seguente. Se riusciamo nel tempo che ci rimane. Borsa fosca, questa è messo di cacca. Finito il macete. Si è rotto. Ok, facciamo così. Poi magari romperemo il coltellino. Chi c'è qua? Grazie. Ehi. Ehi ragazzo! No, vabbè, uno che spara e un altro che picchia, no, eh? Ecco, se così non va bene mica. Alla Toscana. Ecco, forse qua. Ok, allora, facciamo così. Tanto io... Ma... No! Ma che cos'è? No! Oddio, l'adoro questo gioco. Cioè, siamo caduti in una trappola... Beh, è difficilissimo! Cioè, difficilissimo! Ma una roba improponibile! Mi hanno dato il benvenuto. Cioè, la trappola, son caduto, shottato. Cioè, un hater che ti viene... un hater che ti aggredisce, messo da un birbone.
un altro lontano che ti spara. Provi a scappare, il pavimento cede e ne trovi uno sotto che ti picchia malamente fino a che non ti sciotti. Che mi ha sciottato perché... Che bello! Che bello! Credo che sia l'episodio peggio. Vabbè, ma giustamente mi hanno sdentate tra i denti per farmi capire. Uè, bello, qua non stai giocando al gioco di Hello Kitty, eh? Cioè, ricordi che lei ti dà, tu hai fatto la prima sessione, devi mettere come qua. Eh sì. Ok, bene, prenderemo il nostro personaggio livello 25, il nostro personaggio principale, che ci abbiamo iniziato il gioco. E forse andremo a recuperare il nostro... ma un bel giro, eh. Se no... quanto costerebbe riprenderlo? 17.000, non le abbiamo. Ok, quando il gioco si fa duro, tocca a te. Ma non so se riuscirò in questo episodio. Lo so che è venuto corto, ma poi dopo sforiamo le 50 minuti. Eh sì, perché devo tornare lì. Un giro a niente. Tornare lì. Seiane. Momo Ara. Sì. Sì, sì. Sì, Momo Ara e poi andare a sbloccare l'ascensore. Ci vuole, qua del tempo, eh. Sì. Lasciatemi pensare. No, vabbè, lo so che stai dicendo. No, continua. È solo 27 minuti che registri. Lo so, ragazzi. Purtroppo. No, dopo andrei troppo. Sforerei troppo. Perché sì. Poi col fatto che so che l'episodio duri troppo. Io perché comunque devo limitare sempre intorno ai 50 minuti. Anche per una questione di upload, di gestione dei video. Con la fretta starei giocherei peggio di come ho giocato fino adesso. Immaginate un po'. Allora, possiamo utilizzare questo tempo che ci resta per vedere come possiamo attrezzarci per il prossimo episodio. Vediamo come possiamo attrezzarci. Allora, io cosa ho qua? Praticamente nulla. Ok, quindi ci attrezziamo. Cosa si può prendere? Abbiamo 6.000 monete. Prendiamo questo. Carino. Che l'avevo fatto proprio l'ultima volta con dei materiali speciali. Poi. Eh, 63, 34. Ci basta? Andiamo i pantaloni questi. 72. No, 101. Vediamo se non abbiamo niente da rinforzare. Andiamo con questi. Thanks. Ok. Credo che non abbiamo più dinero per far nulla. No. Come back anytime. Bello, ma bello proprio. Sono proprio contento di come è andato questo episodio. Carino. Che diavolo del mondo. Ma spero che dia dei bonus particolari. Come si fa a vedere... Dà dei bonus particolari, non si vede. No, solo va nel cestino. Bene. Che diavolo è questa cosa? Aspetta. Vabbè, la mezzaluna. Ah, una specie di cappello. Non mi viene più l'epoca. Da quei tempi delle, no, dei corsari, una cosa del genere. Sembrava che i corsari ne avevano per traverso, no, per dritto. Va bene. Allora, noi abbiamo il nostro bot morto da quel piano lì. La prossima volta faremo per bene l'area, sapendo cosa ci spetta. Sì, lo so, vabbè. Penso... Proprio una stentata di quelle paurose. Dato così.
Ragazzi, prossimo episodio cercheremo di giocarcela un po' meglio. E fate attenzione quando giocate a Let It Die, eh. Fate attenzione, ok? Se no fate la figura che ho fatto io. Ciao ragazzi, al prossimo episodio. Ciao!